ingrediente per Expo è il latte, e non è un latte normale, è un latte molto particolare, è un latte dell'Alta Valle di Stura, è un latte che nasce tra gli 800 e i 1500 metri negli alpeggi. La mucca bianca piemontese è una mucca molto particolare, innanzitutto segue un disciplinare molto rigido per quello che riguarda l'alimentazione. Quando sono al pascolo mangiano solamente erba e fiori che trovano lungo il loro cammino, mentre invece in inverno, quando sono chiuse nelle stalle, mangiano la fienagione degli stessi pascoli dell'estate. Quindi hanno un'alimentazione molto naturale e molto varia, di conseguenza il latte ha degli aromi e dei profumi diversi da qualsiasi altro latte. Diciamo che il piatto, la ricetta che mi ha spinto a credere che potesse essere il lavoro della mia vita e la passione della mia vita, ero molto piccolo, avevo 9 anni, ero un bambino, quindi giocavo in cucina con mia mamma e con mia nonna e avevo pensato di fare le meringhe. Ho detto, sono solo 2 ingredienti, sarà facilissimo, e ho lavorato circa 2 anni per renderle commestibili. E di lì è nata un po' appunto la passione, ho capito che quello poteva essere il mio futuro. Io credo che l'Expo sia un'ulteriore grande opportunità per l'Italia. Credo che ne abbiamo già avute alcune, forse anche sprecate. Credo che questa, forse, vista un po' la situazione di questi ultimi anni, sia forse l'ultima occasione che abbiamo per mostrarci al mondo per quello che siamo e che sappiamo fare. Penso che l'Italia sia un paese che può tranquillamente sopravvivere e anche bene con l'enogastronomia e con il turismo. Forse questa potrebbe essere la rampa di lancio da cui ripartire e quindi rimettere in piedi questo meraviglioso paese. Diciamo che l'Expo quest'anno casca a fagiolo, come si suol dire, perché parlando di alimentazione, parlando di ambiente, per me sono tutti strettamente legati insieme, perché con una produzione ecosostenibile fatta mirata, riducendo gli sprechi, riducendo quindi tutti anche gli interventi dell'uomo poco consoni allo sviluppo dei prodotti alimentari, secondo me lavoriamo anche su quello che è ambiente, ecosostenibilità e produzione. Migliorando la produzione miglioriamo anche il nostro benessere e la nostra vita. Il mio cibo preferito, forse perché lo cucino molto poco e quindi è quello che alla fine mi manca di più, forse la pizza, per non tradire le mie origini italiane.